aspettavi così un crollo così nel terzo set? Ma guarda, non è semplice per loro, quindi credo che devono essere assolte, nel senso che non è semplice giocare rincorrendo sempre e quant'altro. È chiaro che abbiamo fatto qualche errore in più nel terzo set, però insomma non ho motivi per dubitare che tra due giorni giocheremo come abbiamo fatto nei primi due set, vediamo. Sono stati parecchi errori anche quando c'era la possibilità di riagganciare la Cina nei primi due set, e le palle anche dalle giocatrici più esperte, quelle sono un po' strane per la tua squadra. Strano, ma siamo tutti umani, per cui chi è più esperto realmente non lo è fino alla fine, ed è normale che qualche errore ci sia anche da loro. Credo che questo faccia parte della natura umana, insomma, però insomma, andiamo avanti. Non esiste la ricetta magica, ma come si inverte la tendenza dopo due sconfitte così? Guarda, intanto invertire direi che non è il termine esatto, direi di proseguire per come abbiamo fatto nella partita di ieri, nei primi due set di oggi. Quello sicuramente è l'Italia che dobbiamo vedere in campo. Poi è chiaro che alcune situazioni ci penalizzano, non ne abbiamo tante per prendere in mano qualcosa, e quindi dobbiamo far tesoro che ne abbiamo poche, e quelle capitalizzare. Vediamo dopo domani se riusciremo.